Buonasera a tutti, siamo su Radio Vostok, io sono Gengè. Oggi siamo in compagnia di Lina Rinaldi dell'associazione Viva Ciao a Cultura tutti, ciao. E di Dale Zaccaria, attrice romana del progetto Franca Rame Project. Poetessa più che attrice, eh? Ci tengo a sottolinearlo, poetessa. E iniziamo questa intervista con l'associazione Viva Cultura, presentandola. Sì, l'associazione Viva Cultura nasce da un progetto che riunisce tanti compagni che hanno voglia di diffondere, diciamo di fare una vera e propria rivoluzione culturale. Quindi Viva Cultura vuole essere un canale di diffusione culturale che va a toccare temi non sempre affrontati, e quindi si propone questo. Iniziamo benissimo, ospitando Dale Zaccaria e il Franca Rame Project, quindi una donna come Franca Rame che tanto ha dato, diciamo così, alla società, no, Una compagna Dale? con Una Franca compagna, soprattutto Rame. come Franca Rame, che tanto ha fatto contro la violenza sulle donne, quindi iniziamo così. In questa sede parliamo appunto del progetto che l'associazione ha portato qui a Salerno. La figura di Franca Rame diventa fondamentale in questo senso. Appunto, perché Franca Rame, Lina? Franca Rame, perché ci sembrava opportuno cominciare da una persona, come ti dicevo prima, che ha contribuito a diffondere la cultura, in Italia, e una persona umana, una compagna, una persona che ha dato tanto. Come dici, Dale, tu, quando concludi, quando vuoi dare l'idea di quello che era Franca? Perché poi Dale l'ha conosciuta molto da vicino, quindi alla fine dei conti, me ne ha un po' ieri e le volte Sì, successive ne ha parlato un po', mi sono sentita molto vicina io a questa donna sì, l'ho forte. conosciuta negli ultimi anni, dal 2011 al 2013, poi dopo lei è venuta a mancare. È una donna, ecco, proprio che si preoccupava sempre dell'altro. Ho raccontato a Lina questo aneddoto che, cioè, poco prima che morisse, io l'ho sentita al telefono e lei stava male. Da lì a qualche mese sarebbe venuta a mancare e mi diceva a me: Dale, come va il lavoro? Cioè, si preoccupava della mia situazione lavorativa. Cioè, e comunque io che un po' poi ho approfondito tutta la sua vita, la sua storia, è stata una donna che ha aiutato veramente gli operai, ha fatto tante battaglie. Oltre che una compagna, una donna impegnata politicamente e socialmente, anche una donna di grande sensibilità, non a caso poi anche i soldi del premio Nobel sono andati insieme proprio voluto da Franca, poi anche da Jacopo, proprio a fondare il Comitato Nobel per i Disabili. Quindi è sempre questo sguardo, questa attenzione agli indifesi, ai più deboli, come poi è stata la Franca Rame degli anni 70, ma pure dopo, che ha sempre aiutato gli operai. Infatti lo spettacolo ha anche un taglio politico, perché poi non dimentichiamo che Franca Rame, il suo percorso è stato, ha avuto no, una connotazione fortemente politica. Certo, sì, Ecco. è proprio la connotazione politica di Franca, perché lei era una donna politicamente impegnata, politicamente schierata, e lo è stata fino alla sua, diciamo, alla sua morte, perché ha voluto vedere tante donne vestite di rosso e che cantavano Bella Ciao. E quindi una donna che appunto poi una donna di grande talento, perché è una donna che viene da una famiglia antica di teatro che risale al 1600, che viene da una famiglia d'attori, padre e madre, e quindi era una donna che comunque dava fastidio. C'è una cosa che Jacopo, il figlio, ha detto: sono molto vera e molto bella, cioè mia madre era bella e oltretutto lottava, e questo al potere dava fastidio, perché il potere non accettava che una donna così oltretutto bella, uso proprio le parole di Jacopo, rompesse i coglioni. Quando ho iniziato a pensare, c'è iniziato questo percorso che poi ha portato al Franca Rame Project. Ma il percorso, guarda, in realtà è nato in questo modo. C'è stato un momento, diciamo, della mia vita artisticamente, come donna che scrive, che fa poesia, dove ero parecchio
bersagliate, insomma, ero parecchio sotto attacco in queste cose un po' misere che però possono succedere a tutti. E in quel momento, dove ero abbastanza, un momento un po' difficile, in realtà io poi mi sono avvicinata alla figura di Franca Rame. Non credo che sia casuale, proprio perché Franca l'ha vissuto anche molto più di me l'attacco che ha sempre ricevuto sia lei che Dario. E lì mi sono avvicinata a Franca, ho scritto una poesia dal titolo Franca Rame e nel 2011 sono riuscita a dargliela, a incontrarla all'Università della Sapienza, a dargli questa poesia. Da lì poi è iniziato il lavoro sul Franca Rame Project, che Franca ha voluto vedere, mi ha dato appunto dei consigli e è iniziato questo rapporto con lei di amicizia, quindi di messaggi sul cellulare, di telefonate, ovviamente io sempre con grande riservo, con grande, cioè tentavo sempre di non molestarla, tra virgolette, no? Quindi sempre una volta andai a Milano e non neanche andai a trovarla e lei mi disse perché non sei venuta, insomma non volevo sembrare una persona che proprio perché era Franca Rame stesse, no? Approfittando, o comunque non volevo disturbarla, quindi... Comunque già portare uno spettacolo che ha il suo nome per me comunque è già una grossa responsabilità, cioè un peso. Io ho sempre questa cosa di non, cioè avendo io comunque la mia arte che è la poesia, perché la mia arte è la poesia, ci tengo a dirlo, non sono un'attrice, però la mia arte è la poesia, non voglio sembrare quella che allora cavalca l'onda di Franca Rame, no. Per me Franca Rame è la mia maestra, per me è uno strumento, una persona di, è una maestra e quindi è confronto, come Dario un maestro. Quindi per me è un confronto con Franca e dove io posso vedere tantissimi anche i miei limiti da un punto di vista performativo. Proprio se, insomma, io riesco a crescere attraverso l'arte di Franca, questa per me è soltanto crescita e insegnamento, non solo la sua arte ma proprio la sua, tutta la sua vicenda umana, politica e da compagna, perché Franca, come ricorda Iannacci, era quella che divideva il pezzo di pane, cioè era proprio una compagna e come dice lei, io ho ancora speranza, se no perché sono ancora comunista. Eh beh, lo dice in un suo... In un suo brano, però quella era Franca, cioè. Apriamo un attimo la parentesi sull'evento nello specifico. Sì. Vuoi un po' spiegarci come è strutturato? Sì. L'evento è strutturato in tre tempi, la prima parte poetica, diciamo l'amore come antidoto alla violenza, quindi amore, poesia e bellezza come antidoto alla violenza. La prima parte ha due brani di Dario Fo e Franca Rame, di Franca e Dario, e poi c'è una parte mia di poesie, di liriche, dedicata alla donna. Perché la prima parte è sull'amore e la violenza, però andiamo nello specifico sulla violenza proprio sulle donne. Quindi ha un respiro molto più poetico attraverso questa commistione di brani di Franca e Dario e delle mie liriche e video di Franca Rame. La seconda parte è una parte proprio d'attualità perché parla dell'aborto e della prostituzione, che sono i due temi caldi attuali. Perché la 194 del 78 non è stata mai applicata totalmente. Cioè è una legge che non è stata mai applicata totalmente perché abbiamo praticamente un altissimo tasso di obiettori di coscienza. Negli ospedali addirittura obiettano tutti, il 100%. Sì. Quindi le donne sono costrette a ricorrere sempre a aborti clandestini e via dicendo. Con queste riforme, diciamo, nuove, sono stati depenalizzati tanti reati, tra cui l'aborto clandestino è stato depenalizzato. Non è più un reato penale, però le multe per le donne sono arrivate fino a 10.000 euro. Quindi tratteremo un po' il discorso proprio sull'aborto anche da un punto di vista storico-politico fino ad arrivare ad oggi. E poi la prostituzione, perché oggi abbiamo la legge Merlin del 1958 che ha fatto chiudere le case di tolleranza, dove però politici dalla Lega che la vuole abrogare al PD e alla destra vogliono praticamente rendere le prostitute delle lavoratrici a tutto tondo, quindi che pagano le tasse, sì, in qualche modo la legalizzazione della mercificazione. Sì, proprio la legalizzazione della prostituzione, il pappone diventa, come abbiamo detto, un imprenditore, le lavoratrici del sesso, e questo comunque è tutto in linea con Franca, perché proprio Franca, c'è cioè, un video che faremo proprio vedere dove proprio lei lo dice, a questo punto gli daremo l'INPS e via dicendo, cioè
dei temi, secondo me, così delicati, proprio sulla questione della donna, perché poi torniamo sempre sulla questione della donna, cioè la donna in tutto questo, sia nell'aborto che nella prostituzione, e sembra essere sempre in secondo piano, cioè è sul corpo della donna, dall'aborto alla prostituzione, che poi in realtà cioè, è sul corpo della donna che queste persone cominciano a varare leggi, situazioni, non tenendo conto di quello che va a subire i propri corpi delle donne. Perché comunque la prostituzione in Italia, soprattutto proprio i dati attuali, sono che ci sono 70.000 prostitute, ma 50.000 sono straniere. E lì c'è tutto un discorso che io non penso, e c'è un brano di Franca, tra l'altro, La puttana in manicomio, dove io farò un estratto, dove appunto Franca dice, non è che a me mi piace fare la puttana. Quindi voglio dire, c'è un brano tra l'altro poco conosciuto, perché è del 1977, da tutta casa letta e chiesa, e non ci sono video in giro, e quindi il tutto poi si lega anche al pensiero di Franca Rame. Cioè non è che io vado ovviamente contro quello che poi anche era l'altro mio pensiero. La terza parte è la parte proprio specificatamente politica dell'atto ignobile avvenuto nel 73 a Franca, che ribadiamo nuovamente uno stupro di Stato, uno stupro politico, e quindi c'è tutta la ricostruzione storico-politica di dove avviene quella... Uno stupro politico, ricordiamo, Franca è stata violentata da fascisti, cioè quindi uno stupro politico in piena regola. Io dicevo, raccontavo a Dalle, scusate se mi intrometto, ho avuto il piacere di conoscere, diciamo, meglio Franca Rame quando ha avuto l'onore di dover recitare questo monologo che lei fa sullo stupro, che è qualcosa di difficilissimo, soprattutto per una persona che non è né attrice né poetessa, nel senso non ha il titolo, infatti io non l'ho, che è qualcosa di difficilissimo, perché entri, cioè lei ti fa sentire addosso quello che ha provato, e quindi il coraggio di questa donna che non solo lo ha, diciamo, denunciato apertamente, nel senso ne ha parlato apertamente, ma ne ha creato questo monologo meraviglioso che ti fa, ti entra proprio nel, sì, no? Perché lei dice sostanzialmente quello che le hanno fatto. Poi vabbè, io ritengo pure che non abbia detto tutto, ovviamente, anche per un discorso suo di dolore, cioè una ferita che si è portata fino alla fine, insomma, quindi io in qualche modo contestualizzo quello stupro. Quando lei finisce dicendo li denuncerò domani, e quel domani per me è oggi, allora oggi diciamo chi sono questi che hanno fatto sì che a Franca gli succedesse quella cosa. Cominciamo, ovviamente, non dicevo a Lina, non sappiamo i nomi nello specifico, non credo, non li sapremo mai, però possiamo intuire, no, le varie regie, i vari contesti, le varie energie, certo non buone, dove si è creato questa cosa. Infatti ho montato poi, proprio per un discorso per il pubblico, perché ovviamente non è che tutti hanno poi la conoscenza degli anni 70, ho fatto proprio un video partendo da Piazza Fontana, quindi dalla strage di Piazza Fontana, strage della Piazza della Loggia, uccisione di Pasolini, rapimento di Aldo Moro e strage di Piazza Bologna, diciamo queste tappe un po', questo video dove poi all'interno nel 73 avviene, diciamo, questo è il contesto, questa è la tensione proprio che c'era all'epoca, quindi una vera guerra. Poi insomma, come compagni sappiamo bene politicamente cosa è successo, però è un discorso anche di memoria storica dove proprio il maestro Pasolini diceva la nostra è una società senza memoria e senza verità, nel senso che tendiamo sempre a perdere, no, la memoria e la storia nell'oblio dell'etere televisivo. Cioè ricordiamoci il TG2 che cavolo ha fatto passare, che Franca Rame è stata stuprata per la sua bellezza. Cioè tu mi fai passare sto messaggio, un giovane, capito? Un giovane. Che quindi, cosa? Che cosa ne può capire? Cioè, no. Quindi ovviamente la mia, e questa è una cosa che tendo sempre a dire poi nei contesti dove magari è anche più giusto, quello che hanno fatto a Franca il 9 marzo, non a caso il giorno dopo la festa della donna, è un messaggio a tutte le donne. Cioè il potere chiaramente ha detto noi non vogliamo donne come Franca Rame, cioè quello, perché
è simbolica anche quella cosa, l'hanno fatta proprio il giorno dopo la festa della donna, quindi un colpire le donne impegnate, le donne sì, di un certo livello. E questo poi rientra in un quadro generale dove vediamo oggi la mercificazione del corpo femminile, ma se vuoi anche quello maschile, e tanti tanti discorsi. Una mia curiosità, ho letto che oltre ai brani di Franca Rame, Dario Fo, i tuoi, di Pasolini, ci sta Stefano Benni, c'è Milton, si parlava di violenza di genere. Si può dire che in realtà l'evento come è strutturato parla in sé della violenza, quella violenza che negli anni è stata portata avanti da dai fascisti, come dicevi prima, ma da altre forze che sono eversive, in qualche modo. Sì, vabbè, questo magari nello spettacolo non è proprio... Ah, ci tengo a dire, non c'è John Milton su questo spettacolo, in realtà fa parte di un altro, però fa parte comunque del Franca Rame Project, era un estratto, diciamo, faceva parte di sempre del Franca Rame Project, che però non ripropongo qua. Sì, ma poi la violenza, come poi inizierò anche un po' il discorso stasera e anche domani, la violenza è trasversale. Poi andremo a focalizzarci sulla violenza delle donne, perché la violenza è quella sociale, è quella politica, cioè la violenza dei disoccupati, dei cassaintegrati, dei lavoratori che non hanno più lavoro e poi vanno a manifestare e non subiscono violenza. Cioè la violenza sociale anche di questi anni che noi stiamo vivendo. Culturale, culturale anche, sì, culturale. Violenza culturale. Culturale, sociale, quindi... Poi ovviamente quella di genere, quella femminile, soprattutto con il discorso dei femminicidi in questi ultimi anni, prende un altro valore, un'altra valenza. Sembra una domanda un po' ripetitiva. Quanto è attuale oggi Franca Rame, la sua figura, il suo essere diretta e dritta nel modo di... Attualissima. Quando io faccio vedere, poi chi vedrà lo spettacolo, ci sono questi video di Franca sull'aborto degli anni 70, sembra oggi, e obiettavano tutti, oggi. Dei video anche del 95 sulla prostituzione, sembra oggi. Cioè l'attualità di Franca, dei maestri, come poi vabbè, Pasolini è andato ancora oltre perché lo ha visto proprio oltre, è quella, cioè non è che Franca è un qualcosa di tra virgolette vecchio, vabbè, quello che diceva negli anni 70 vale per quella, no, Franca attuale ancora oggi, cioè, e per questo io riesco anche a parlare di aborto e prostituzione oggi, quindi il suo lavoro artistico attualissimo, lei come donna e come figura grandissima, perché poi i messaggi che dava Franca, oltre che da donna, da compagna, sono i messaggi di una società migliore, cioè di una società dove appunto, cioè, c'è questo brano anche che lei dice mi vergogno, e dice tutte le cose di cui si vergogna di questo paese, quindi c'è la lotta, io infatti la definisco lei la vasta signora dei giusti, perché in una poesia, in quella che gli ho data, la vedo come la vasta signora dei giusti, cioè che ha sempre lottato per un mondo più giusto. Beh, attuale anche perché le rivendicazioni che lei faceva purtroppo sono rivendicazioni attuali in questo, sì, momento, cioè non è superato il problema dell'aborto, non è superato il problema della prostituzione, c'è un momento di forte crisi della violenza. Della violenza, quindi ovviamente sì, credo sia attualissima. Sì, sì, anche quello che diceva sul fatto delle donne oggetto, diceva noi non ci basta la mimosa l'8 marzo perché alla fine le donne vengono trattate come veline, vallette e donne oggetto, quindi non regalateci la mimosa perché non cambia la cosa, capito? Quindi lei è di grande attualità il suo pensiero. Franca Rame con la parola, con il corpo, in teatro regolava una serie di messaggi di cui abbiamo già parlato. Voglio un po' aprire un discorso più ampio. Oggi il teatro, in generale la letteratura, la poesia, quanto diventa importante per appunto portare avanti una serie di messaggi che magari i mass media deviano oppure osteggiano? A livello letterario ti parlo come donna che fa poesia, ama la poesia da tanti anni, purtroppo per quanto mi riguarda i confronti non c'è, perché oggi non c'è appunto un Pasolini, non ci sono più i maestri, ma questo lo diceva anche Aldamerini. Quindi non hai un Pasolini dove tu ti puoi confrontare e magari andare anche a casa di Pasolini. Purtroppo oggi c'è un appiattimento
Credo che sia proprio a livello almeno italiano, dovuto proprio dal discorso anche della televisione. Quindi poi c'è un discorso che anche c'è anche tanto servilismo, quindi secondo me c'è anche un mondo tra virgolette letterario molto servile al sistema. E, però il discorso della poesia, del teatro è quanto mai urgente, perché io, guarda, posso dirti, quando ho fatto lo spettacolo lo scorso 18 luglio in Sardegna, e ho fatto il Francarame Project, rispetto alla mia poesia, venne una signora e mi disse: abbiamo bisogno della tua poesia. Poi, parlando con un altro amico, che poi tra l'altro è una persona del mio paese, e tra l'altro un laureato, anche uno che ha fatto una tesi sulla poesia, mi ha detto: dai, perché non c'è nessuno che parla più al cuore. Non c'è nessuno, cioè, non c'è voglia di parlare al cuore, e poi non c'è voglia neanche di dare spazio alla bellezza. Chi è che dà spazio alla bellezza? Quindi anche rispetto ai segnalibri, poi magari Lina dirà di questa poesia, c'è stata anche una ragazza che mi ha detto la stessa cosa, cioè noi abbiamo bisogno di questa cosa, cioè della poesia come speranza, della poesia come possibilità, come diceva Monica Vitti, no? Ma come ha detto anche la stessa Aldamerini. Quindi secondo me quanto mai più urgente e necessario. Il problema è che a volte, come dice Aldamerini, e su questo sono d'accordo, la cultura è un vero letamaio, nel senso che tanti mangiano, cercano di fare soldi, però non germogliano poi poeti veri, le situazioni autentiche. Ma perché viviamo anche in una società dove non è facile essere autentici? Diciamo che ci sono piccole realtà, tipo l'associazione della cultura, che in questo senso vanno in direzione strada e contraria. Contraria, certo, andiamo sempre in direzione destinata e contraria. E sì. Vuoi introdurre l'argomento di cui parlava? Sì, allora noi, come sai, abbiamo due serate, abbiamo organizzato qui a Sanremo due serate, una l'Eco Bistrò, che ci sarà stasera alle 21.30, e domani invece saremo a Baronissi, a Casa della Poesia, e durante queste due serate saranno anche distribuiti dei segnalibro con una poesia nel nome della donna, scritta da Dale, che il cui ricavato sarà devoluto alle cooperative di donne maltrattate. Sì, la cooperativa Centro Donne Mantova, Centro Antiviolenza. Antiviolenza e alle persone down. Quindi faremo anche questo stasera e domani, che è molto importante. E poi, sempre, diciamo, i segnalibri fanno parte, cioè questa poesia nel nome della donna, che è una preghiera a protezione delle donne, ma perché adesso noi donne viviamo magari una condizione, vediamo pure i casi di Colonia, magari una situazione un po' più preoccupante, no? Da un punto di vista, magari da un punto di, anche dal momento che viviamo, storico, politico, culturale. E però con questi segnalibri voglio appunto sia aiutare le donne, sia aiutare poi le persone disabili, gli indifesi. E la poesia è stata tradotta in spagnolo, e è andata in radio con i compagni in Spagna, è andata ad aiutare anche le compagne in Spagna di femminicidio.net. E sempre con i segnalibri continuerà un discorso con Viva la Cultura, quindi sì. Continueremo a portare avanti con i segnalibri, sia a sostenere il collettivo di Viva Cultura, poi a sostenere anche altre realtà. Altre realtà anche del posto. Del posto qui a Salerno, perché per me è importante che proprio la poesia sia un momento di speranza. Cioè deve essere, cioè, un momento di speranza, di possibilità e di solidarietà. Deve essere anche questo, nel nome della donna, una preghiera laica, ovviamente, diciamo laica, femminista, lirica, e appunto nel nome della donna, perché va in qualche modo a scardinare anche un discorso del patriarcato, da padre, quindi nel nome del padre, ma non togliendo nulla, perché in realtà secondo me la cosa bella è la parità, il confronto tra uomo e donna. Però siccome noi donne, soprattutto le femministe, soprattutto le spagnole lo sanno bene, nella società di tipo patriarcale, ovviamente noi donne abbiamo sempre più difficoltà in tutti i campi, e quindi nel nome della donna è una volontà anche di dare forza alle donne stesse, dove invece purtroppo spesso succede che almeno in Italia proprio a volte le donne si fanno piccole guerre tra loro, ma perché
In realtà poi ci sono tanti discorsi anche secondo me culturali dietro, e dove purtroppo c'è il discorso del patriarcato, quindi nel nome della donna tante, anche questa piccola cosa, no? Questo piccolo segnalibro con questa piccola poesia in realtà ha tante funzioni, e ovviamente sento di portare avanti anche con il discorso del Franca Rame Project anche quello che era Franca, cioè l'aiutare le donne, le persone indifese, quindi sento di proseguire anche quello che lei, che poi lei comunque mi ha mandato il messaggio, diciamo un segno, dicendomi che comunque devo continuare. In direzione ostinata. Contraria, sì. Sempre in direzione alta e sempre in direzione ostinata e contraria. Quindi la cultura diventa uno strumento attraverso il quale cambiare le cose in un certo modo, e il punto di partenza è appunto l'evento in sé. Avete in mente qualcos'altro in seguito? No, allora innanzitutto tu devi sapere che ho conosciuto Dale perché abbiamo lavorato insieme ad una manifestazione su Peppino Impastato. Dale lavora sul Franca Rame Project, ma lavora su Alda Merini, lavora su Peppino Impastato, quindi ci saranno altre collaborazioni in futuro, sia per quanto riguarda il Franca Rame Project, perché questo è un progetto validissimo che va portato avanti e va assolutamente promosso, e quindi ritornerà qui a Salerno il Franca Rame Project. Poi ovviamente abbiamo intenzione di lavorare sulla figura di Alda Merini, sulla figura di Peppino Impastato, ovviamente poi di continuare questo nostro lavoro, come ti dicevo prima, Gengè, di rivoluzione culturale, cioè nel senso di cercare di far diventare la cultura prima di tutto non so come dire, cioè di veicolarla, nel senso di dire, di parlare anche a chi non vuole ascoltarla, ecco, cioè io per il lavoro che faccio cerco di fare anche questo, cioè di parlare a tutti, di arrivare a tutti soprattutto, e poi ovviamente perché la cultura dà la possibilità alle persone di formare la propria coscienza critica, un modo di pensare che sia trasversale, che sia diverso, che sia aperto, e che ovviamente dia anche la possibilità di essere liberi, perché questo, la cultura rende liberi, per questo Viva Cultura, cioè Viva Cultura nasce dall'album Viva Cile degli Intillimani, cioè proprio una l'idea di andare avanti, di andare oltre, di superare quella barricata. Volevo dire quest'ultima cosa, che non so se abbiamo ancora tempo, rispetto al discorso che diceva Lina che deve arrivare a tutti, l'essere popolare. Io faccio un lavoro con la poesia proprio in questo senso, perché io faccio un lavoro da tanti anni, al di là del Franca Rame Project, di Alda Merini e Peppino Impastato, lavoro con la poesia con la commissione con altre arti, musicisti, teatro danza, danzatrici, e quindi sono riuscita a portare veramente, è mia intenzione, cioè la poesia, e mi sono resa conto che la poesia può benissimo stare in una piazza. L'ho fatta a Prima Valle, in un concerto rock ho fatto poesia, il pubblico stava a sentire e diceva non finite. Quindi è questa la funzione anche, cioè non è che il poeta è qualcosa che sta lì nella Torre d'Avorio, di aulico, e no, cioè in mezzo alla gente, perché poi io qua sono d'accordissimo, come diceva Benedetto Croce, cioè la poesia in minima parte si trova nei libri di poesia, la poesia è in tante cose intorno a noi, dobbiamo solo risvegliare questa cosa, quindi quale cosa migliore di avere questa possibilità di veicolare la poesia e portarla, e questo è un lavoro che io faccio da tanti anni, portandola veramente anche nelle piazze, quindi in posti veramente improbabili, perché Prima Valle, dove poi è un quartiere anche storicamente, ma è un quartiere anche di Borgata Romano, dove c'è un concerto rock, tu arrivi a fare poesia e il pubblico ti dice no, non finire, è una vittoria. Perché la gente c'ha bisogno, secondo me, ha bisogno. È che purtroppo il sistema veicola tutta una serie di messaggi dove siamo ormai assorbiti, e come dicevo, nel suono profondo, no? Sì. Ne parlavamo ieri, cioè nel senso, poi il suono della ragione, no? La gente ha bisogno di respirare, di sentirsi libera, e noi abbiamo il dovere morale e anche politico di portare messaggi che non siano standardizzati, no? Certo, che non sia sì.
quello che la società vuole, cioè che la società dominante vuole, che è diverso. Anche perché poi pure tutto il lavoro di Franca e Dario qual è stato? Sovversivo in un certo senso, no? Quello di dare attraverso la loro arte dei punti di vista altri, diversi, già da Mistero Buffo, quando Franca Rame interpreta Maria sotto la croce. E quindi, cioè, questo, cioè dare delle possibilità, proprio perché siamo in qualche modo appunto una società dominante, cioè assuefatto con tutta una serie di situazioni dove invece poi la gente in realtà ha bisogno che si parli al loro cuore, ha bisogno di bellezza, ha bisogno di emozionarsi, perché la vita purtroppo invece è dura per tutti, con tutte le difficoltà che ci abbiamo, quindi ha bisogno di essere spronata per lottare, no? Sì. Eh? Di avere anche un sogno, una speranza, perché un po' forse quella che, parlando anche con diversi amici, diverse persone, un po' rispetto alla differenza che ho visto rispetto al popolo spagnolo, che un po' noi popolo italiano, non parlo magari degli attivisti politici come voi, dei compagni, però magari in generale c'è una sorta di rassegnazione nella gente, no? E quindi c'è bisogno invece qua di... quindi di animare un po' gli spiriti. Direi che siamo quasi in conclusione. Sì. Invitate. No, intanto io ringrazio la Vostok per averci invitato, grazie compagne. E poi rinnoviamo l'invito per stasera alle 21.30 all'Ego Bistrò e per domani sera a Casa della Poesia a Baronissi alle ore 20. Dale. Io ringrazio il collettivo autonomo Viva la Cultura, Lina, Leo, voi compagni di Radio Vostok, anche per aver ricordato Franca e soprattutto quello che farò in futuro, diciamo, mi voglio concentrare in futuro sullo spettacolo del Franca Rame Project, lo dicevamo anche con Leo oggi, ma anche con Lina, cioè il grande talento, la grande bravura di Franca, cioè Franca non è solo il suo stupro. E purtroppo emerge soprattutto quello, invece no, Franca è tanto talento, è tanta bellezza, è tanta storia, è tanta poesia, è tanta sensibilità, è tanta umanità, e questo la gente lo deve sapere, chi non lo sa. Per seguirvi i contatti? Dunque. Dai, attacchi, dai. Io sono abbastanza, diciamo, internauta, nel senso che ho il mio sito www.dalezaccaria.com, un altro sito che è Women in Culture, che è dedicata alle donne di tutto il mondo, è un progetto tra l'altro dedicato a Franca Rame, la compagna Rosa Luxemburg, che non poteva mancare. e poi la pagina Facebook mia, Dalle Zaccaria, su Facebook c'è la pagina Franca Rame Project, insomma, mi trovo abbastanza. Per il collettivo Viva Cultura c'è una pagina Facebook, Viva Cultura Salerno, collettivo autonomo, abbiamo una mail, che è vivacultura.salerno@gmail.com, poi ci sono i contatti di tutti i compagni ovviamente che lavorano a questo progetto, principalmente quello mio e di Leo Canale, che mi aiuta tantissimo e che ringrazio. E presto avremo anche un canale YouTube, stiamo lavorando, anche perché Via Cultura nasce veramente è nata da poco tempo, e dopo anni di, diciamo, di come si può dire, cioè gestazione, abbiamo lavorato a tante cose, sì, senza avere, canalizzare, senza canalizzare, ecco, e quindi presto avremo anche un canale YouTube. Poi intanto sì, no, volevo lasciare sempre con una frase di Franca, così per dare niente, lascio chi ci ascolta, ma anche qua i compagni, con una frase di Franca breve, molto bella: la società si cambia partendo dall'amore tra due persone. Quindi... Purtroppo devo dire una cosa dopo, perché mi obbligano a dire che per seguirci siamo su Radio Vostok, su Facebook e www.radiovostok.com, e lì trovate informazioni su anche il progetto che abbiamo appena presentato. E ora devi dire un'altra cosa, perché io dico grazie Cengea per l'intervista, quindi adesso tu devi chiudere di nuovo dicendo qualcosa, no? Posso dire una frase? Vai, certo, tu sei un poeta. Non lo so, secondo me la cultura fa bene alla testa e all'anima e al cuore. Allora, è vero, viva cultura, bravissimo, no? Viva cultura, viva cultura. Fa bene alla testa, all'anima e al cuore. Grazie. Ciao, grazie a tutti, compagni. Da Gengè, Lina e Dale. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.